dirlo alla veloce, io faccio parte del consiglio Conamar, per chi non mi conosce, quindi ho cominciato questa battaglia in Liguria nel 2007, quindi proprio una realtà che voi conoscete, quindi dove le concessioni sono tantissime, quelle 3.000 di queste 1.200 sono di quelle balneari su una 320 km, di cui 180 fluidi, come vedete, quindi è come un codice a barre, no? Quindi dove le spiagge libere sono ovviamente residuali, addirittura in certi costi, nei 63 comuni costieri, addirittura quasi negletti. Quindi ho cominciato questa battaglia proprio su questo discorso della libera variazione, non solo, ma addirittura in certe realtà, quindi dove l'intervento, voi sapete che la Liguria non ha un'estensione di costa, non è la Versilia, non è diciamo la Romagna con spiagge, già spiagge ridotte, quindi addirittura quindi costruzioni sulle rive. Quindi in certe realtà veramente con un'architettura disordinata, quindi uscente di lì, uno stupro proprio della, diciamo, della costa. Tant'è che ovviamente mi ero, diciamo, soffermato sul fatto che, siccome, come dico sempre, le mareggiate con visti cambiamenti climatici aumenteranno, avranno più consistenza, quindi infrangono, e quindi, come la libertà di Totò, fanno giustizia su queste opere incombere, ma nonostante tutto si tende a rimborsare, diciamo, a sussidiare e a consentire di costruire nello stesso segmento, quindi veramente una aberrazione. E l'aspetto, Claudia mi ha già portato via molti aspetti che volevo dire nell'intervento, perché c'è questo discorso, quindi questo, tu mi dai delle funzioni ma mi devi dare anche delle risorse, se no io delego, diceva Claudia, a qualcun altro, al privato. In Italia, lo sapete, c'è stato uno sbarcamento di quello che è la cosa pubblica e viene data, diciamo, al privato, quindi alla mercificazione sempre più costante del bene pubblico. Quindi noi dobbiamo riappropriarci di un bene. Io ho iniziato questa battaglia proprio perché, venendo in Liguria, di fronte, diciamo, a questa evidenza, c'era il mio stomaco da ambientalista che ribolliva, ma anche perché peccare poi, lo ricordo a tutti, che chi non lo sa, il Consiglio di Stato nel 1976 fece fare uno studio alla Marina Mercantile. Per capire, arrivò a dire che siamo nel 1976, siamo andati troppo concessionari, quindi siamo nel 1976, quando le concessioni erano un quinto, un decimo di quelle attuali. Quindi vedete già dal 1976 quanto la politica non ha fatto, quindi ha violato completamente la tutela di un bene pubblico. Quindi il problema importante è questo, perché poi nell'agone, e questo noi lo sappiamo tra di noi, ma nei cittadini c'è da passare questo, che lo strumento balneare non è nato per, diciamo, per diritto divino, nel senso che noi siamo abituati a tutto, i carrati, lo strumento balneare non è una cosa naturale. Quindi nel senso che le spiagge quindi non devono essere un concetto solo di balneare, ma è un bene pubblico completamente fruibile. Quindi far capire che la libera balneazione è un diritto fondamentale di un bene che è pubblico. Quindi il problema sì è le concessioni, il canone incombere, eccetera, ma il problema è di riappropriarci di una parte consistente di un bene, di una libertà a fruire liberamente, ma per tutti gli aspetti, sia per un principio generale, ma sia anche il fatto che per molti, no, la possibilità di cui il famiglio è negletta, significa spendere una serie di quattrini che per molte famiglie, ne abbiamo 12 milioni di persone in Italia in povertà, avere quindi una difficoltà a fruire di un bene essenziale. Questo è l'aspetto fondamentale che deve passare. Io spero che questa giornata, è dato che ci si è messo a disposizione questa piattaforma importante, una forza politica come il PD, questo di oggi veramente venga portato ai beni, diciamo, di chi deve intervenire. Oggi abbiamo un esempio di parlamentari del PD con conflitti di interessi che scrivono, fanno quindi una serie di proposte, di emendamenti, eccetera, molte volte forse nell'ignoranza di una grande parte di parlamentari. Io mi auguro solo di ignoranza. Quindi oggi io penso che si
la possibilità a molti di informarsi esattamente, quindi non dare dietro all'amico parlamentare, il parlamento di ieri dice, oh guarda, mi chiedi questo, sappiamo come va nella politica, mi chiedi questo ordine del giorno, sai, stai tranquillo, è tutto a posto. No, non è tutto a posto, un bel niente. Quindi la speranza è questa, perché c'è purtroppo una grande, diciamo, un ventaglio di forze di centro-destra, chiaramente sappiamo bene, cioè, come schierare, io lo dico in Liguria, chiaramente c'è veramente, sono completamente supine a, diciamo, l'interesse, c'è questo scambio, diciamo, da questo punto di vista. Quindi il ritorno alla libera navigazione è un principio fondamentale. Beh, se chiaramente non andiamo a riordino, io ho cominciato questa battaglia, a Genova, in fronte mare, 35 km, per 80 mesi, quindi solo il 10% di spiagge libere, un problema che da 10 anni tavoli sui piani di utilizzo demaniale estenuanti hanno portato poi a rideterminare gli spazi, però chiaramente era lì sulla carta, io mi sono portato a casa gli spazi che però con insistenza continua, chiaramente è una medaglietta, un bel quadretto che dice, oh, bel lavoro, mi sono portato a casa, ho fatto un bel risultato, poi me lo sono peso al muro per dire qua, forse un domani, forse i miei figli, i miei nipoti riusciranno a vedere qualcosa. Quindi il problema, come vedete, è un problema di una complessità enorme. Ed è importante perché la necessità è fondamentale di avere una legge nazionale standard che dia chiaramente uno standard che il minimo ci sia il 50% di spiagge libere in tutta Italia. Questo è fondamentale. È chiaro che nel frattempo dobbiamo non dimenticare, dobbiamo lavorare sul piano di focale, dove sicuramente andrà a tappe questa cosa. Un conto, come diceva Danilo, ci sono degli obiettivi. Poi Roberto ha disegnato bene il quadro nostro giuridico e noi ce li facciamo al manifesto, che il manifesto contiene le proposte del CONAMAL, va bene? E il problema è che dovremo poi inserire nei bandi tutta una serie di criteri, che sono quelli criteri di socialità, quindi se i bandi devono considerare anche i punteggi, integrando la possibilità di socialità, quindi di far accedere anche di variare a centinaia di tariffe. Il problema soprattutto di non diciamo relegare solo stabilimenti in balneare quella che diciamo la gestione ambientale, ma imporre la gestione ambientale della spiaggia e soprattutto, come si diceva, l'azzeramento e la demolizione di opere completamente incongrue, tornare tra un chiaro di vista, ma tornare come in Francia a strutture balneabili di facile rimozione con servizi minimali, quindi non un'occupazione diciamo di manufatti che sono uno scempio per quanto riguarda i nostri litorali. E come diceva anche Mirko, quindi per un'alleanza generale che deve vedere insieme tutti quanti ai tavoli nell'interesse della tutela anche dei lavoratori stessi, no? Quindi dare una tutela nel passaggio delle concessioni a chi opera. Quindi tenere un quadro nell'insieme è fondamentale. Infatti noi con l'associazione dei consumatori cerchiamo nella tutela generale di mettere insieme le cose per avere quindi una possibilità di raggiungere l'obiettivo. Quindi non perché il problema si diceva, no? Arrivano le multinazionali, allora arrivano i cosacchi, va bene l'asso sulle spiagge, diciamo mutuando come diceva un tempo, veniva i cosacchi a beverarsi a San Pietro, quindi i cosacchi che non vengono a beverarsi sulle nostre spiagge, quindi ci sarà chiaramente da determinare quindi le bagne con delle regole, ma il fondamento della nostra battaglia è di riportare il mare a una quota almeno 50% della libera variazione. Questo è uno dei principi fondamentali. Occhio, è evidente che le risorse vengono date, perché se io do delle risorse, queste servono, come diceva Claudio, a finanziare tutta una serie di, diciamo, di servizi, va bene, fondamentali per garantire la libera variazione, servizi anche per riqualificare il litorale stesso. Non dimenticando che noi stiamo andando incontro a un cambiamento climatico, quindi
con erosioni costiere maggiori, subsidenza, mareggiate costanti. Quindi dobbiamo tenere in conto di lavorare in questa direzione. Quindi la prospettiva di un utilizzo del bene pubblico, che è la spiaggia, in funzione di cosa ci, a cosa andiamo incontro per quanto riguarda questi aspetti ambientali che chiaramente trovano proprio la prima linea lungo le nostre coste. Grazie. Grazie.